la mia posizione anche come appartenente al movimento Lega Nord è sempre stata quella di difesa delle province. Comunque un presidio importante della politica. Solo della politica. È un presidio importante del territorio da parte della politica, che è comunque la rappresentanza del popolo, non è un qualcosa di negativo. È un interlocutore per i cittadini, è più vicino a loro, con competenze anche importanti. Il periodo, il momento è grave. Il periodo è grave e quindi è stata fatta una scelta di sintesi, criterio della popolazione. E qua. Che coinvolge purtroppo anche qua, Imperia. Là. Ovviamente come tutti i provvedimenti poi devono essere analizzati, ben indicati. È tutto un iter ancora parlamentare e verrà seguito con attenzione. Anche da parte mia. Ha già sentito Sappa? Non ho bisogno, perché immagino cosa lui dica, quindi al posto suo chiunque avrebbe detto quello che ho letto già sul giornale. Chi ricopre determinati ruoli sa quanto sono importanti, quindi giustamente li difende. La Lega è sempre stata contraria all'abolizione delle province, però forza di governo è un momento di grave crisi, di grande necessità di dare anche dei segnali. C'è anche molti cittadini che ritengono che le province debbano essere abolite, c'è tutto un movimento. Siccome occorre in questo momento dare dei segnali chiari, tagli alla politica, rientra in questa logica. E come membro del rappresentante del governo è chiaro che posso che dire che è stata una scelta obbligata, anzi ha fatto una sintesi rispetto alle istanze e alle varie soluzioni possibili. Come cittadina della provincia di Imperia mi dispiace e perché io credo nel ruolo della